L'antifascismo entra nello statuto regionale, approvata in consiglio all'unanimità la modifica dell'articolo 3 della carta della Regione Toscana. Mostra mercato del tartufo presentato a Palazzo del Pegaso, l'appuntamento in programma a Forcoli questo weekend. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato anche in seconda lettura e all'unanimità la modifica allo Statuto della Regione Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale, in opposizione a ogni sistema politico e di principi dittatoriale o autoritario che riproponga metodi propri del fascismo. Alla fine del comma primo dell'articolo 3 dello Statuto sono quindi state aggiunte le parole: promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. Sentiamo le dichiarazioni su questo cambiamento dello Statuto a partire da quella del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità, e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da stare. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale, il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale. Ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio, e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Sì, abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo: il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Talvolta sono nazioni a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie, o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente regimi compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana, e a 100 anni dalla marcia su Roma e quasi 80 anni dal 25 aprile 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo. È un'occasione parziale, non raccolta compiutamente da parte nostra, ma abbiamo votato convintamente, chiaramente. Questa credo che sia una notizia importante. La Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare, perché è patrimonio culturale di tutti,
l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della Regione Toscana, si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Apriamo una pagina costituenda che si basi proprio sull'antifascismo. Noi siamo pronti. Ma credo che su certi valori comunque sia indiscutibile e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello statuto, debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratiche che ormai fanno parte della nostra, del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Io credo che ci debba essere necessariamente un cambio di passo da parte della Giunta regionale perché, ripeto, un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere, le finalità sulle quali nessuno discute, l'altro invece è darvi attuazione ed oggi io credo che il pragmatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della Regione. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative, ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, aconfessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Cambiamo completamente argomento. È il binomio Vespa e Tartufo, due eccellenze toscane, il tema della 36esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli, frazione del comune di Palaia in provincia di Pisa. L'evento, che offre il meglio dei prodotti enogastronomici del territorio, si svolgerà fino al 9 ottobre, fino a domenica prossima, nell'area del centro Nuova Primavera e si inserisce nella stagione delle feste del tartufo delle colline samminiatesi. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. È davvero un momento bello quello di poter tornare qui in presenza a raccontare una delle eccellenze del nostro territorio, il tartufo di Forcoli, è un segno di come nel tempo si sia sviluppato il territorio della Valdera. Trovare del buon tartufo può avvenire nei luoghi incontaminati, nei luoghi in cui rispettiamo l'ambiente ed è bello sapere che in quel territorio, nella Valdera, c'è ancora spazio per questa che è un'eccellenza e una gemma non solo toscana ma a livello nazionale e internazionale. La Valdera è un territorio fatto di tante eccellenze e io voglio ricordare come si andavano a cercare un po' di tempo fa i tartufi usando la Vespa, un'altra eccellenza del nostro territorio. Allora oggi vogliamo mandare un messaggio forte, il messaggio è che investire nella biodiversità, investire nella gestione, nella manutenzione
manutenzione del territorio permette di esportare nel mondo un'eccellenza come il tartufo. Beh, aspettiamo tante persone anche quest'anno per la 36ª edizione della mostra del tartufo di Forcoli. Alla corte del re tartufo anche tutte le altre eccellenze locali del territorio. Il tartufo la farà da protagonista. Il territorio comunale di Palaia è un territorio ricco di questo pregiato fungo. I nostri boschi sono percorsi in lungo e in largo dai tartufai in queste settimane per la ricerca del tartufo bianco pregiato, e sarà possibile degustare il 7, l'8 e il 9 ottobre a Forcoli alla Mostra Mercato, che giunge, come dicevo, alla sua 36ª edizione. Un'edizione importante per il paese di Forcoli. Il tema di quest'anno sarà Vespa e tartufo, una abbinata che possiamo raccontare in questi termini. La Vespa è stato il primo mezzo di locomozione per i tartufai per raggiungere con facilità i nostri boschi, girarli, percorrerli, a volte anche nascondere il mezzo stesso per non farsi scovare dagli altri colleghi tartufai. E quindi racconteremo anche questa storia. Non a caso quest'anno il Tartufo d'Oro, che è il premio che ogni anno l'amministrazione comunale conferisce a una persona che si è contraddistinta per particolari meriti culturali e di promozione del territorio, andrà al dottor presidente della Fondazione Piaggio. È un link importante di promozione del territorio che continuiamo a portare avanti insieme all'associazione Nuova Primavera, che è organizzatrice dell'evento e che beneficerà appunto delle persone che arriveranno e di tutto questo grande impegno per poter continuare a far vivere le strutture sportive a vantaggio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ma che stagione è questa qui per il tartufo? Diciamo che è una stagione in forte ripresa con le ultime piogge. Adesso nelle ultime 2-3 settimane i tartufi si riescono a trovare anche in buona quantità, di ottima qualità soprattutto. Quindi invitiamo tutte le persone il 7, 8, 9 ottobre a venirci a trovare a Forcoli. Beh, il tartufo è sicuramente un elemento che promuove il territorio, che racconta un territorio non solo bello dal punto di vista paesaggistico, ma anche un territorio sano, un territorio ambientalmente pulito e quindi fecondo e idoneo per la produzione di uno dei prodotti di maggior pregio. Ecco, il tartufo racconta davvero le migliori qualità del territorio palaiese, che è una delle aree maggiormente vocate alla produzione di questo pregiatissimo tubero, ed è uno strumento anche di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà storiche, artistiche e culturali straordinarie. Noi siamo gli organizzatori della festa praticamente da 36 anni, un'associazione di volontariato che si dedica allo sport per i ragazzi e per lo sviluppo della valorizzazione del territorio, soprattutto di Palaia. Quindi il nostro obiettivo è fare una festa come abbiamo fatto gli anni passati, con ottimi risultati, che ci dia la possibilità poi di far vivere le nostre attività associative. Abbiamo circa 250 ragazzi che fanno sport con noi, tra il calcio, pattinaggio, più altre attività collaterali, quindi il nostro obiettivo è esattamente questo. È tutto anche per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.